Domenica 15 agosto. Matteo 10, 5b, 15. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, il Signore Gesù inviò i dodici ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa d'Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa. Ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città. Il Gesù che ascoltiamo oggi è un Gesù piuttosto arrabbiato, nonostante sia il giorno di Ferragosto. Anche l'incipit di questo Vangelo un po' ci sorprende, perché Gesù invita i discepoli ad andare appunto a diffondere la parola di Dio, a diffondere l'avvento del regno, non tra i pagani, non tra i samaritani, dice lasciate perdere questa gente, che sembra un Gesù poco inclusivo. In realtà è solamente un passaggio, sappiamo benissimo che il messaggio di Gesù in realtà si estende a tutti gli uomini. Però Gesù oggi, la durezza, la severità meglio, del Gesù odierno si estende all'invito, all'ordine imperativo quasi, che fa ai discepoli ad andare nelle città, ad andare a bussare alle porte, però dice se doveste avere un rifiuto, voltate la schiena, tornate indietro, addirittura dice scuotete la polvere dai vostri sandali, e fa addirittura questo paragone, dice le città che non vi ospiteranno faranno una fine peggiore di Sodoma e Gomorra. È un discorso veramente duro, tranchant, però in realtà il tema che ci sta sotto è il tema dell'accoglienza. Gesù guarda le cose più che dal punto di vista dei discepoli, in questo brano, dal punto di vista di chi deve appunto sentire la sua parola, e chi deve sentire la sua parola la deve in primo luogo accogliere. Il discorso dell'accoglienza è veramente centrale nei Vangeli. È un'accoglienza quasi... un'accoglienza senza condizioni, cioè Gesù dice ascolta, senti e poi metti in pratica, però non devi mettere una barriera tra me e la mia parola. E l'invito quindi ai discepoli è anche di essere sobri nel proporre il discorso della parola. Non devono fare proselitismo semplice, non devono andare a diffondere un verbo giusto per aumentare il numero dei fedeli, ma devono fare una proposta. E di fronte a una proposta, la prima risposta intelligente e saggia è quella dell'accoglienza. Quindi è un discorso che parte con una severità apparente, ma in realtà si conclude ed è permeato da una dolcezza profonda. Buona giornata.